Ragazzi, vi volevo soltanto spiegare una cosa, piccolissima cosa. Allora, praticamente questo non doveva essere il video che sarebbe uscito sabato, però siccome mi è capitato mentre che stavo giocando a Minecraft che mi è successa questa cosa, allora vi ho portato questo video un po' più speciale in cui vi faccio vedere una cosa che magari non vi è neanche a voi mai capitata. E lo so che un pro è un po' brevino, sono soltanto sui 4 minuti, però mi piaceva portarlo perché è divertente. Non vi spoilerò niente e vi lascio al video. Ciao! Ragazzi, ho notato di mega glitch grafico, ma di quelli potenti, potenti, potenti. Io come faccio a piazzare? Beh, non ha dei problemi il mio Minecraft, ma io nuoto nel niente, io no, cioè non ho capito minimamente cosa sta succedendo. Allora facciamo screenshot. Cioè, era soltanto per farvi vedere perché mi sembrava una cosa così tanto normale che volevo condividerla con tutti voi. Ciao Squid, tu non ti buggi? Strano. Boh. Vabbè. Ci vediamo al prossimo bug. Allora, esattamente, voi cosa vedete a parte questo raggio, questa roba, questa, no? Perché... sapete ragazzi, la situazione dopo l'ultima parte è peggiorata. Cioè basta mettere una torcia e svanisce tutto. Però se io tolgo questa torcia non succede più niente. Wow, dovrei riempire tutto il mondo di torce in modo che non succede più niente. Poi tu ti avvicini, Marco. Cioè capite cosa intendo per la situazione è diventata disastrosa? Perché io sto realizzando la ferrovia, quella che passa in mezzo a tutto il mio mondo, ma quando ti trovi delle linee guida, gli alberi che compaiono e scompaiono, non è molto divertente. Cioè, è divertente guardarlo perché è il bug della vita, perché è tutto buggato in modo inequivocabile. Non so cosa significhi, però fa niente. Comunque tutto buggato il mondo, e se vi faccio vedere cosa c'è giù là esattamente, a parte che ora è diventato pure verde, c'è stato un momento in cui quell'albero era stato tagliato di netto, c'era soltanto metà albero. Cioè proprio non si capisce niente di quello che sta succedendo. Io non capisco niente. Se poi voi sapete la soluzione al problema, scrivetemelo nei commenti. Però non mi è mai capitato né in un video né dal vivo realmente che mi capitasse una cosa così. Cioè, e non è il mio schermo, perché questa parte funziona. Non funziona se faccio tipo così. Ed è un serio problema se io quando mi giro ci sono delle cose tipo così. Perché o è Minecraft che ha dei seri problemi, o sono io che mi sto immaginando tutto. Tranquillamente faccio così e vedo tutto. L'unico svantaggio è che non capisci più niente, perché ti sembra che ti sei drogato tantissimo di cose strane e non ci capisci più niente. Poi, cose strane accadono in Minecraft quando la notte cala sulla ferrovia. Potrebbe essere la trama di un nuovo film horror, per quello che ne so io. Comunque, questo video lo chiudo qua ed è un extra. Mettiamolo come extra in un altro video. E ciao!